Buonasera a tutti nuovamente, siamo qui per la seconda puntata di Giovedì in Camera, siamo ovviamente nel salotto della Camera di Commercio di Tokyo, anche oggi come 2 settimane fa piove, quindi speriamo che la pioggia porti fortuna, sicuramente porta fortuna per i produttori di food, perché oggi si parla di F&B. Allora, io sono Davide e qui ci sono Francesco e Eleonora che si occupano nello specifico di assistere tutte le aziende italiane e produttori italiani che si affacciano al mercato giapponese e cercheremo in maniera molto colloquiale con loro, quindi una chiacchierata molto informale, di capire quali sono gli step, le criticità e le opportunità per i produttori di F&B italiani nel mercato giapponese. Siete tutti in modalità muta, però potete interagire con noi attraverso la chat, quindi potete fare domande e le vostre domande saranno poi rivolte agli specialisti. Con noi, oltre a loro due, c'è anche Honda, che è rappresentante di un grosso importatore giapponese, e chiederemo poi anche a lui le sue impressioni su questo settore. Allora, direi di partire. Allora, come dice un po' il sottotitolo, chiacchiere in camera, non vogliamo tirare fuori numeri, grafici, dati analitici, però partiamo un attimo da un overview, quindi qualche numero, qualche cifra tiriamola fuori. Soprattutto quest'anno, che è il secondo anno, cioè il primo anno in realtà dopo 2019, quando è entrato in vigore l'EPA, cioè il trattato di partenariato con l'Europa, che ha abbattuto diverse barriere, giusto? Tariffarie e non tariffarie. Allora, in virtù anche dell'entrata in vigore dell'EPA, come è cambiato? Quali cifre ci può dare? Ci può fare un quadro, Francesco, un pochino globale del settore F&B in Giappone? Sì, allora, certamente è cambiato. Ho diciamo studiato un pochino questi giorni anche per vedere se potevo essere più analitico, ma credo di non volerlo fare rispetto alla settimana scorsa dove abbiamo parlato di vino, questa volta è un pochino più complesso, le categorie merceologiche sono veramente molto vaste. La risposta è chiaramente sì, c'è stato un incremento, anche se e qua non me ne vogliano, diciamo, chi vuole promuovere l'Italia soltanto a suon di percentuali, non necessariamente su tutte le categorie c'è stato un grande innalzamento dovuto all'EPA, ma perché? Chiaramente la situazione è più complessa, cioè il vino ha avuto un abbattimento dal 12% a zero. Nel caso degli alimentari in generale questo non succede. Per esempio, olio. L'olio non ha avuto abbattimenti, perché? Perché l'olio aveva già dazio zero, quindi chiaramente l'EPA non ha avuto impatto. Per quanto riguarda il grande settore del lattiero casero, su cui comunque c'è stato un incremento, ma l'incremento in realtà è già da alcuni anni, per via, poi discuteremo magari, l'abbattimento è stato di una piccola percentuale, perché come alcuni sanno il formaggio viene decrementato non diciamo dal full a zero, ma del 10% circa del dazio ogni anno, fino a che poi si arriverà fra un po' di anni a un abbattimento completo. E poi ci sono alcune nel mezzo. Che cosa è cambiato? Allora, io direi, ma senza, come dire, scontentare troppe persone, è cambiato sicuramente il rapporto che ha il Giappone con l'Europa nei confronti di varie tipologie. Dicevo, dove la parola d'ordine è stata aiutate a farne entrare di più, non cercate di bloccarne troppo. Sappiamo che la dogana giapponese su molti aspetti è sempre molto severa e fiscale. Ecco, diciamo che c'è stato sicuramente un cambio di atteggiamento di alto livello che crediamo nei prossimi anni si ripercuoterà. Però a livello di grandi percentuali come nel vino, ecco, un grafico da farvi vedere come la volta scorsa in cui c'è un super incremento, non ve lo Alla posso fare vedere perché non c'è. luce dell'EPA, ma anche, voglio dire, un po' risalendo, rifacendo la storia dell'F&B in Giappone, chi ha la voce grossa appunto in questo comparto? Ma allora, certamente poi se vuole dire qualcosa anche Leonora su questo, ma noi abbiamo in questo momento, diciamo, in questo momento si tratta degli ultimi 5 anni, sicuramente un quadro che vede, per esempio, il caseario su cui siamo abbastanza forti. Storicamente sul caseario in Giappone era forte chi vendeva il formaggio a pasta fusa, il processato. Quindi l'America, per intenderci, ma anche diciamo molti paesi
nord europei. Sempre di più si scopre, per esempio, in questo caso il formaggio naturale, e le nostre posizioni sono sicuramente salite. Quindi, mentre una volta c'era predominanza di alcuni paesi che facevano grande formaggio industriale, in questo momento non siamo gli unici, ma siamo sicuramente tra i paesi che stanno facendo esperienza di questi incrementi. Formaggio naturale, ok. Altri prodotti che hanno un po' di voce in capitolo, italiani? Poi eventualmente in discussione posso anche far vedere qualche dato, ma l'olio chiaramente è uno dei nostri prodotti di punta. A valore combattiamo da tempo con diciamo, la Spagna, che a livello di quantità sicuramente è la prima, ma noi riusciamo comunque già da anni a essere, diciamo, se non prima sempre in valore, comunque diciamo in nettissima posizione di vantaggio. Certamente dove siamo primi incontrastati è il pomodoro. Sulle conserve di pomodoro siamo certamente primi, così come chiaramente sul colore, quantomeno per quanto riguarda la pasta, diciamo che sono produzioni chiaramente nostre. E poi diciamo su tanti altri tipi di conserve abbiamo una posizione predominante, e sui salumi questa è una posizione un po' delicata, perché i salumi a livello doganale poi vengono classificati in mille modi, ma diciamo i nostri salumi sono sicuramente tra i primi posti tra le importazioni. Ok, allora, per che cosa c'è spazio nel medio-lungo termine, e che cosa invece non si può ancora assolutamente importare? Allora, questa poi è una discussione che mi piacerebbe anche fare con Fondasan, perché abbiamo appena avuto una piccola conversazione prima di questo e ci ha detto cose molto interessanti, ma fondamentalmente bisogna cercare un po' di, come si dice in giapponese, laurearsi, di uscire dalla concezione per cui c'è il settore industriale. Già detto forse 2 settimane fa per chi era con noi, la storia, l'audience, cioè chi è la clientela che va a prendere quel prodotto, potrebbe benissimo essere trasversale, cioè una clientela che, come magari emergerà dopo nel dialogo con Onda, il settore salutistico. Chiaramente questo è trasversale, non c'è il singolo settore industriale, piuttosto che la categoria certificata gluten free, per esempio, biologico, ecco. Ma non è tanto, non vorrei che ci si legasse troppo a una categoria o all'altra. Rispetto, per esempio, all'Italia stessa, sì, o alla Germania o a paesi del nord Europa che sono molto avanti nel salutistico, nel biologico e nel naturale, come è posizionato il Giappone? C'è da dire che certamente è una posizione un pochino... vuoi dire qualcosa anche tu, che insomma hai affrontato questo tema da venditrice anche? Sì, appunto dall'esperienza di importatore giapponese. E, diciamo che per il biologico non c'è ancora una sensibilità spiccata come c'è in Europa. Abbiamo secondo me però buone possibilità di crescita, e questo vale sia per i vini che per gli alimentari. Immagino che leggermente di più, soprattutto per la GDO, c'è una leggera attenzione per il biologico rispetto al settore ristoranti e retail. Sì. Sì, assolutamente. Stesso impatto. Magari proviamo un attimo a chiedere al nostro Honda-san. Un momento per salutare Giunia Honda come la volta scorsa. Giunia, puoi, credo, attivare il video. Dovresti attivare il video. Scuse. Qua non ci si scusa, siamo tra amici. Ciao Giunia. Ciao, buonasera a tutti. Mi presento? Ma guarda, sì. Tranquillamente. Ah, ok, buonasera a tutti, mi chiamo Honda, io lavoro nel settore degli alimentari e vini italiani con un importatore giapponese da 2001. Spero di essere utile per una parte di voi stasera. Italiano già ci aiuta, quindi
da questo punto di vista già ci conforti. Poi ci puoi confortare anche dal punto di vista, stiamo parlando di biologico, giusto? Cosa mi dici dei prodotti biologici in Giappone? No, è sempre una categoria che cresce questi ultimi anni. Anche noi riceviamo tante domande, sia pasta, sia la pasta sauce, tutte categorie, anche i vini, così. Sempre cresce la domanda, richiesta. Ecco, è proprio come ci dicevi durante la chiacchierata, che sicuramente anche in questo periodo il settore retail, comunque per l'importato italiano, non è andato male, anzi, insomma, se non proprio ha recuperato le grandi perdite del settore ristorazione, però certamente ha retto, se non in alcuni casi. Diciamo è migliorato. C'è possibilità anche di dire che proprio sui prodotti un pochino come dire più innovativi si vede una crescita più rispetto al GDO che rispetto ai ristoranti? Cioè, è vero che i ristoranti sono più tradizionali o anche i ristoranti innovano? Cioè, sempre nel discorso dei prodotti sì, biologici? Per esempio. Sì, no, come Leonora diceva, sempre c'è più richiesta di prodotti biologici dal mercato retail. Ok. Mi sembra, questa è la mia opinione personale, no? Sì. Ma sembra ristoratori meno attento, cioè meno interessati per le proprio biologici, ma proprio loro sono interessati per le prodotti se stessi, cioè la qualità proprio. Okay. Non a livello di non qualità. È importante biologici o no, secondo certo. me. Faccio una domanda che probabilmente chi ci segue dall'Italia vorrà farti in quanto importatore. Insomma, medesimo con loro, c'è chi produce formaggio, c'è chi produce insaccati, c'è chi produce pasta. Allora, la domanda del secolo che tutti ti faranno quando vai in Italia: di cosa ha bisogno il Giappone? Di quali prodotti hai bisogno adesso? È molto difficile, ma Lo so. per retail o per mercato in generale? In entrambi i casi. Ok. Per quanto riguarda il retail, come sapete molto bene, no? I consumatori giapponesi sono molto, direi, nervosi, no? Per la qualità, per esempio nel packaging. Nervosissimi. Sì, per esempio nella pasta, no? Mezzo chilo. Noi... A me no, non fa niente se trovo un buco, no? Oppure nella parte della saldatura, no? Si vede magari un pezzo di pasta, ma i consumatori giapponesi non accettano queste per loro difetti. Quindi i prodotti devono essere proprio perfetti, no? Per entrare nel canale retail in Giappone. Per ristoratori no, non fa niente, loro guardano qualità, non questi dettagliati. Tu ci Quindi... dicevi durante la chiacchierata dell'altro giorno che, e questa può essere una cosa interessante per chi vuole, diciamo, approcciarsi al paese, che molte volte per voi... come importatori, il canale della ristorazione, proprio perché ha meno esigenze su alcuni fattori, si presta di più a fare, come dire, la prova sul mercato. Sì, no, infatti a casa noi cuciniamo la cucina italiana, forse solo la pasta o magari una Certo. pizza, così, no? Quindi andando ai ristoranti, tanta gente può avere una nuova esperienza dei prodotti italiani per conoscere una cosa nuova. Poi dopo loro magari loro vanno ai supermercati,
per comprare i prodotti quello che hanno provato, perché hanno provato nei ristoranti, non solo alimentari, anche magari anche vini, così secondo me. Quindi magari c'è proprio anche bisogno di accompagnare il prodotto, no? Va spiegato il prodotto al consumatore, perché insomma, nonostante il consumatore giapponese conosca molto bene l'Italia e i prodotti italiani, comunque è molto interessato a sapere come si cucina, con cosa lo si accompagna, sì, in quali ricette lo si possa includere. Sì. Quindi è molto importante fare, qualche volta anche noi facciamo una dimostrazione, no? Nelle supermercati con la dimostratrice, per mostrare come si cucina, come si mangia. Questo è importante, dobbiamo investire anche queste cose. Visto che stiamo parlando di distribuzione e ristorazione, vogliamo un pochino approfondire questo discorso. Per esempio, il numero di ristoranti in Giappone è un po' vago, c'è chi dice 10.000, chi 15.000, 16.000, 20.000, è vago. Sicuramente ci sono tantissimi ristoranti italiani, su questo non ci piove. Vogliamo provare a descriverli un po', perché magari chi è in Italia e pensa al ristorante italiano in Giappone, si immagina un locale così rattoppato alla meno peggio, con il tricolore, con la pasta, col ketchup. Com'è la ristorazione italiana in Giappone nel 2020? Invece non è così. In Giappone ci sono tantissimi ristoranti italiani di altissimo livello, penso tra le stelle Michelin, siamo tra i paesi con più stelle, sì, Michelin, sì, no? Sì. Nei ristoranti italiani. E assolutamente danno moltissima importanza alla qualità dei prodotti che arrivano dall'Italia. Penso che anche per gli importatori, chiedo conferma magari anche a Honda, ma alla fine i ristoranti sono il canale più importante, sono gli sbocchi più importanti per gli importatori. Andrei a dire quasi più, molto più del 50% forse dei clienti e degli importatori sono ristoranti, più che grande distribuzione. Confermi anche tu, nel vostro caso andiamo da quasi al 60-70% dei vostri clienti sono ristoranti, giusto? Sì, giusto. Direi di alto 70, livello. Sì. Ecco, sì. Ma secondo te ci sono delle differenze per microsettori, cioè per esempio, vabbè, abbiamo parlato del vino, formaggio piuttosto che olio, ci sono dei prodotti che vanno più sul ristorante o più sul retail in generale, anche senza cifre, insomma? Secondo me per ristorazioni, no? Quasi tutti i prodotti vanno, okay, secondo me, ma per retail forse un po' limitata, no? Ma quelli prodotti famosi si può vedere, direi, okay, anche se è retail, pasta, l'olio, sughi, acciughe, così sì, si vede anche, okay, salumi, no? Affettati così. Sì. Quindi non c'è tanta differenza forse tra ormai, no? Tra ristorazioni e retail. Faccio una domanda. Italian sounding. Italian? Sounding, cioè utilizzare il tricolore italiano. Okay, la bandiera italiana, nomi italiani per prodotti che sono invece fatti magari in Giappone o sono fatti in un altro paese e sono venduti come italiani. Okay. Noi in Italia abbiamo, per noi insomma la Cina è un po' la mecca del sounding. Il Giappone com'è da questo punto di vista? Quando si va al supermercato in Giappone, okay, in quale percentuale più o meno trovo prodotti italiani che sono veramente italiani e invece prodotti venduti come italiani ma sono fatti in altri paesi? Secondo me se c'è scritto in prodotti italiani, qua direi quasi
quasi tutti sono proprio vero italiano, prodotto italiano, perché la legge giapponese è abbastanza severo per quanto riguarda anche quel, come si dice, le shokuhin hyoji, no? Ok, okay. Quindi diciamo i marchi di prodotto, insomma. Sì, quindi, okay. Quindi la situazione proprio... è molto diversa rispetto alla Cina. Direi sì. Ok, ok. Beh, c'è una domanda dal pubblico interessante. Chiedono, per esempio, prodotti... beh, io ne ho tantissimo in casa che mi porto dall'Italia, ma per esempio un prodotto come lo zafferano qua è usata... questa era la domanda. Si è perso via Davide un secondo. Beh, in realtà anticipo un po', ma poi lascio parlare magari Honda-san su questo, ma lo zafferano, zafran, questo chiaramente magari con altri usi, perché qua il risotto, diciamo, alla milanese non c'è necessariamente, diciamo, non si è ancora imposto quantomeno, però certamente lo zafferano è usato. Ma effettivamente è mai capitato di... come dire, provare a spingere prodotti come lo zafferano in accompagnamento, diciamo, a una promozione di importato italiano? No, zafferano già abbiamo già importato da tanti anni, quindi per noi un prodotto non proprio necessario, ma Necessario, certo. fondamentale, ma quindi come per la cucina italiana, quindi ma settore molto limitato, ma magari mercato domanda molto piccolo, molto speciale, quindi francamente è difficile da spingere come un prodotto di volume, che fa volume, come la pasta, la pomodoro, ma prodotto molto interessante. Certo, anche perché insomma, forse è difficile spingerlo come volume, però mi viene da dire che il Giappone, se c'è un paese in Asia, ma direi al mondo, dove è possibile spingere delle nicchie e delle eccellenze, è proprio questo, perché c'è già una cultura di base molto elevata, una cultura, un interesse culinario molto forte, per cui è facile, educare il consumatore a gusti molto particolari o a prodotti di nicchia, perché sono molto ricettivi, giusto? Sì, direi che questo è un paese perfetto per la nicchia italiana. Magari anche forse sarebbe interessante per educare la differenza di DOP, del luogo della produzione o la coltivazione. Questa differenza sarebbe interessante, no? Magari prima per i cuochi professionalisti, Eh sì, poi dopo consumatori. sì. Visto che abbiamo un importatore qui, Eleonora, insieme a Honda, che cosa deve fare un produttore italiano per arrivare in... Prima di tutto, cosa è necessario? Un importatore. Ce l'abbiamo qua con noi. L'importatore, no. L'importatore è la chiave per entrare nel paese e sarà di fatto il braccio destro, il vero rappresentante dei produttori italiani. Quindi cosa farà? Andrà a vendere direttamente ai ristoranti, perché questo, l'importatore ha una forza vendita molto forte, tutti i venditori che vanno ai ristoranti, chi va alla grande distribuzione, ed è grazie a loro se il vostro prodotto viene venduto fondamentalmente. È molto difficile essere importati ed entrare direttamente da soli nella grande distribuzione. A parte alcune eccezioni, non vedo fattibile la cosa di contattare una grande catena di supermercato e quant'altro ed entrare in modo diretto. È sempre meglio avere l'importatore come intermediario che gestisce le relazioni con i grandi distributori. Sono relazioni molto spesso di lunga data. Qua in Giappone curare le relazioni, no? Honda-san mi confermerà che alla fine sta tutto in quello. Sono molto nervosi nella gestione dei clienti, assolutamente, anni e anni a curare i rapporti. E diciamo che lo stesso un po' anche gli italiani che cercano di approcciarsi, avvicinarsi al Giappone.
dovrebbero un attimo imparare la cura per l'altro, per il partner commerciale. Quindi continuare a visitare, visite continue, come fanno i venditori degli importatori che vanno una volta a settimana dallo stesso cliente, sempre, una volta a settimana, a proporre sempre prodotti. Lo stesso dovrebbero fare anche le parti italiane, continuare, no? A insistere. Cosa significa? Beh, innanzitutto visite, venire per visite, quasi di cortesia, saluti, conoscersi di persona. Che i giapponesi non sono quelli dei baci e abbracci di certo, però amano comunque il contatto fisico e conoscere il partner commerciale faccia a faccia. Questo è un primo punto fondamentale. Poi ovviamente dare il supporto in tutto quello che è la promozione, in tutto quello che è la formazione, tutte le spiegazioni necessarie per tempo, soprattutto il tempo è un altro fattore fondamentale, essere celeri, nel dare risposte concrete agli importatori, perché è di quello che hanno bisogno, sono quelli che sono sul campo. Risposta celere vuol dire che nel momento in cui l'importatore deve fare una proposta improvvisa, facciamo così, ad un grande cliente e ha bisogno di informazioni specifiche o di adattamenti anche al packaging, ecco, l'italiano, il produttore italiano deve essere pronto e flessibile ad adattarsi, insomma, alle necessità del mercato giapponese. Io direi 24 ore è già tardi, venendo da un ambiente, insomma, giapponese. No, dai, insomma, ovviamente considerando il fuso orario e tutto quanto, quello sì, però... È di 4-5 anni fa, in cui c'era noi avevamo fatto una grande, te la ricorderai, era Italian Bio, era questa grande azione di promozione sul biologico italiano, e dopo aver promosso questo bio, alla fine alcuni degli importatori sono risultati interessati. Hanno avuto, diciamo, l'ardire di contattare i produttori che a loro piacevano anche molto, perché vista la lettera, diciamo, le loro intenzioni erano molto chiare, il 20 di agosto. La risposta dopo 10 giorni da parte del produttore è stata sulla, diciamo, sul sentimento di beh, non lo sapete che qua ad agosto non si deve rispondere, cioè, ecco, certamente non si andrà sempre a questo estremo, ma ecco. No, assolutamente, anche i giapponesi sono pienamente consapevoli innanzitutto del periodo di ferie in Italia, no? Molto spesso chi lavora negli importatori ha vissuto in Italia o parla un po' italiano e conosce, no? Come il nostro sì. Honda-san. E quindi sono molto più flessibili. E come vi dicevo prima, adesso, come adesso, è impossibile viaggiare, purtroppo. E direi che i giapponesi però si stanno adattando bene al sistema online, no? A Zoom, anche per i meeting, per fare eventuali B2B. Mi pare di capire che ormai quello che erano prima incontri per forza formali, faccia a faccia, ormai sono diventati incontri online anche qua, giusto Honda? Voi come gestite adesso i rapporti con i vostri produttori? Fate meeting online? Sì, facciamo meeting tramite online, web meeting, sì, con i nostri fornitori. E se doveste inserire qualche nuovo prodotto adesso? Che non si può andare in Italia, le fiere sono state cancellate. E onestamente è molto difficile per inserire nuovi prodotti senza conoscere faccia a faccia nella persona, no? Magari il proprietario, sì. O chi, come era, come si dice, è difficile. E poi anche dal punto di vista del controllo qualità, vorremmo vedere prima la linea di produzione, fabbrica, eccetera, eccetera. Quindi andate a visitare in Italia voi spesso? Sì, se cominciamo una nuova business, sì, la visita è necessaria. Chiaramente, senza arrivare alla, diciamo, alla chiusura del contratto, questo periodo, diciamo fino alla fine del 2020, in cui
Chiaramente non si potrà avere, diciamo, un numero elevato di visite. Diciamo, la prima fase, quella, come dire, innanzitutto del primo dialogo, e poi magari che è una cosa che noi come Camera adesso stiamo implementando, cioè le persone non possono tanto viaggiare, ma i prodotti sì, quindi in realtà i prodotti, c'è già stata un'iniziativa, diciamo, generale da parte dell'ambasciata, ma noi la implementiamo in maniera anche molto concreta qua, creando, diciamo, delle mini showroom in cui gli importatori possono venire a vedere i prodotti. Ecco, come vedi, diciamo, la prima fase di approccio, tralasciando chiaramente la parte di visita stabilimenti, cioè capiamo benissimo che non c'è la condizione in questo momento di, diciamo, di firmare il gran contratto di, diciamo, di distribuzione, ma sulla fase precedente, ecco, è una cosa che, come dire, reputi interessante invece? No, sicuramente come prima fase della valutazione, di solito noi facciamo, magari prima guardiamo nel catalogo e poi chiediamo una campionatura, poi facciamo una degustazione interna e poi chiedendo anche informazione dei prezzi. Questa è la prima fase. Se siamo interessati ancora, noi facciamo la visita o il meeting, certo, diretto. Così, certo. Quindi la procedura è sempre così. Okay. Mi viene da dire, questa è una procedura però un po' standard, un po' per tutti, no? Nel senso, anche cinese fa così, anche tedesco fa così. Che differenza c'è però tra un importatore giapponese, un importatore cinese e un importatore tedesco? Perché l'importatore giapponese è più difficile? Io non so se siamo difficili o no, più difficili o no. Allora, posso dire che siete molto difficili. Ah, sì. Secondo me siete tra i più difficili al mondo. Oh. Però, devo dire di sì, però questo è alla fine è un bene. Perché essere difficili significa scegliere consapevolmente chi vuoi avere a che fare e scegliere consapevolmente il prodotto che vuoi mettere nel mercato. Non soltanto perché quel prodotto genera un ritorno economico, ma perché quel prodotto immesso nel mercato giapponese risveglia anche tutta una serie di emozioni con le quali poi si può veramente costruire la storia grande di un prodotto, di un settore e di un paese. Quindi siete molto difficili, siete molto scegliete in maniera molto drastica, siete molto attenti ai dettagli, perché qualsiasi piccolo dettaglio non rientri nella vostra... fare in modo che voi diciate di no, e siete anche molto attenti appunto al produttore, cioè prima di dare carta bianca si passa un periodo di, dimmi se sbaglio, ma secondo me un buon anno e mezzo, due, a volte anche tre, in cui si studia veramente il produttore per capire se ci si può fidare completamente oppure no, perché poi il rapporto è per sempre, no? È come un matrimonio, ci si sposa e poi il matrimonio solitamente insomma, si spera che non abbia, che non conosca divorzi. Questa un po' mi sembra la mentalità giapponese, giusto? Sì, giusto, sì, sono d'accordo, sì. Quindi forse il Giappone non è un mercato mordi e fuggi, ma è un mercato in cui si vuole e si deve investire nel lungo termine. Sì, ci vuole tempo per valutare, per inserire, per presentare nuovi prodotti. Ok, però insomma, visto e considerato che parliamo d'Italia, quindi parliamo di prodotti artigianali, parliamo di produttori che impiegano, ci mettono l'anima in quello che fanno e lo fanno appunto in maniera più o meno piccola, a volte insomma con risultati anche molto grandi, però questo concetto di artigianalità, di metterci il cuore, di tradizione, è presente in tanti prodotti italiani, quindi secondo me è un buon matrimonio, giusto? Sì, giusto. No, ok, quindi sappiate in Italia che questa vostra passione viene apprezzata. Qui il giapponese, sia il tecnico e quindi l'importatore e anche il consumatore, è in grado di capire lo sforzo e la passione che voi mettete nei prodotti. Quindi questo forse è un po' un fattore diverso, cioè è veramente l'elemento che fa la differenza con altri
mercati, forse. Allora, prima abbiamo parlato di fiere. Fiere sì, fiere no. Sicuramente è una modalità un pochino obsoleta, ma le fiere in Giappone? Questa è una bella domanda. Io poi rispondo a questa, poi vedo ci sono tantissime domande che stanno arrivando, quindi dedicheremo un po' di tempo a, diciamo, a loro. Ma la fiera in generale, chiaramente c'è un grosso investimento da parte del governo italiano per alcune fiere del settore agroalimentare, certamente Foodex è una di quelle, gli importatori sono ben investiti in questo, non chiedo necessariamente un parere a Honda San, anche se sono sicuro ce l'avrà come diciamo, come grande importatore. Io dico soltanto due parole. Uno è che certamente bisogna stare attenti a tutto ciò che c'è prima e dopo la fiera. Che la fiera in Giappone è fondamentalmente un grande biglietto da visita, proprio fisicamente grande, grande come spese, grande come impegni. Il problema cos'è? Che se poi, diciamo, si spezza la catena subito dopo, si ritorna, quel grande biglietto da visita, come viene riutilizzato? Certamente se c'è già un importatore prende la palla al balzo lui, ma in generale a me viene da dire per il primo approccio bisogna starci molto attenti. Se lo si fa, in alcuni casi, specialmente se sono dei prodotti molto innovativi in cui si ha molta confidenza nel vantaggio competitivo, perché è un prodotto che nessun altro ha e lo si vuole far vedere, benissimo, ma allora bisogna preparare per tempo sia una fiera che non rimanga, come dire, soltanto con i muretti bianchi e una persona che non sa parlare giapponese, e poi il dopo, quindi questi contatti acquisiti, da chi vengono lavorati, in quanto tempo, diventa importantissimo, perché lì si rischia veramente di rimanere a piedi, ecco. Poi ci sono fiere più o meno, diciamo, interessanti. Noi per molto tempo abbiamo spinto su una fiera che è molto sui generis, che è a Cibusto, che è una fiera molto piccolina, molto, diciamo, inizialmente non necessariamente orientata al produttore non importato, perché è una fiera invece orientata a chi è già presente, in cui ci hanno, come dire, in collaborazione con ACI ci hanno ricavato piano piano uno spazio, e questo lo siamo riusciti a personalizzare, ma come dire solo italiani. Sì. È una fiera in cui c'è molto lavoro, come dire, per far rientrare il prodotto non importato lì, perché ripeto, non è una fiera nata come questo, ma si ricollega a quello che ho detto prima. In ogni caso, una fiera senza lavoro pregresso e lavoro successivo ha poca ragione di essere in Giappone. Assolutamente. Principalmente ad iniziare con incontri mirati con gli importatori, cioè si può andare a selezionare una serie di importatori più adatti al proprio prodotto, alla propria dimensione di azienda, alle proprie aspettative. Molto spesso c'è questo mismatching tra produttori ed importatori e non si trovano bene per le dimensioni, o il produttore è troppo piccolo e l'azienda, l'importatore è troppo grande, o anche il contrario. Sì. Non si sente? Ok, perfetto. Speriamo non si siano persi troppi punti importanti. È troppo squillante. Allora, dicevamo B2B, prima di tutto. Incontri mirati con gli importatori, andando a selezionare quelli più adatti. E qua cosa serve? L'assistenza linguistica. Purtroppo non si può pensare di venire in Giappone e parlare italiano, né tantomeno inglese.
purtroppo molti, anche i grandi operatori, non sono a loro agio con la lingua inglese. Quindi serve sempre l'assistenza linguistica, che vi dirò, secondo me serve anche dal punto di vista culturale. Quando si fanno quelle piccole gaffe, comunque se c'è un mediatore culturale può aiutare, può un attimo dire il biglietto da visita, mettilo così, consegnalo così, tutte quelle piccole accortezze, secondo me il traduttore o mediatore culturale è fondamentale. E da lì, una volta che si fanno gli incontri, con le regole ovviamente da impararsi bene prima, dare scritto un'etichetta anche per gli incontri, parte il follow-up, che ci vuole tanta pazienza nella fase di follow-up. Purtroppo i riscontri da parte degli importatori giapponesi non sono immediati. Diciamo che, non direi lenti, ma si prendono i loro tempi per valutare attentamente, come diceva Davide prima, no? Hanno bisogno di passare i vari step all'interno dell'azienda. Si parte dal buyer che è venuto all'incontro, poi si va al superiore fino ad arrivare al top dell'azienda. E questo ovviamente richiede tempo. Quello che ho notato molto spesso è che i produttori italiani non reggono queste tempistiche. Ecco, un errore molto comune può essere che i produttori italiani hanno fretta. Fretta di vendere, fretta di confermare l'ordine. Purtroppo in Giappone non funziona così. È un paese nel quale ci vuole veramente tanta pazienza. E già iniziare un rapporto con un importatore, ecco, questo deve essere lo scopo finale. Lo scopo finale non deve essere andare subito a vendere, fare grandi quantità, ma creare un rapporto. Se partite con questa mentalità, secondo me potete andare tranquilli, insomma, sereni, e state sicure che comunque è un mercato che richiede tempo, ma dà soddisfazioni nel lungo periodo. È stabile, difficilmente ci sono problemi, no? Difficilmente ci si scontra, ci sono casi di, insomma, problemi vari, come a volte succede in altri paesi. Ecco, qua una volta che si è... Che cosa rispondi a chi ti chiede? Io con il mio importatore non ho problemi personali, però vorrei fare un pochino più di volumi e quindi vorrei cambiare importatore. Cosa gli rispondiamo? Arriva spesso questa domanda. Io, prima di tutto, avendo anch'io lavorato in un importatore, presso un importatore, vi chiedo di non partire in quinta. Abbiate pazienza. Cercate, prima di tutto, di comunicare con il vostro partner commerciale. Noi abbiamo mandato fuori a fine maggio una breve intervista, un sondaggio verso gli importatori. E gli abbiamo chiesto perché avete interrotto i rapporti con i produttori italiani o perché avete pensato di interromperli. E secondo voi qual era il problema principale? Ebbene sì, la comunicazione, per mancanza di comunicazione. E sì che noi italiani siamo abbastanza bravi, no, nel comunicare, eppure a volte non riusciamo con i giapponesi a trovarci. Quindi quello che vi posso consigliare, venendo dalla parte dell'importatore, è cercare il più possibile di stargli vicino, dargli davvero supporto e capire le esigenze, capire come funziona il mercato anche prima di tutto. La cosa principale è, nel momento in cui sceglierete un importatore, capire dove vanno a vendere, che percentuale di ristoranti hanno, quali ristoranti sono. Ad esempio, se coprono all'80% solo ristoranti, ovviamente non potete pretendere di entrare nella GDO, o andate a informarvi magari un attimo su quali gruppi di centri commerciali così forniscono, che contatti hanno. Questo è un primo step fondamentale, che questo si può già attuare dal primo incontro che si fa. Ovviamente, se non conoscete il mercato, ci siamo appunto noi, o insomma siamo a disposizione per darvi indicazioni. Chiedete questo. Che cosa può fare CCG e che cosa puoi fare tu, visto che poi sei tu l'interfaccia con l'Italia? Sì. Che cosa puoi fare per chi non è ancora presente qui? Appunto, incontri B2B. Online, in questo periodo si fanno online, sì, direi che è un sistema già collaudato, abbiamo avuto buoni riscontri, e fin quando non si potrà viaggiare online. Appena si potrà tornare a viaggiare, ovviamente vi invito a venire in Giappone, non solo per il primo incontro, ma venire, se si riesce, magari due volte all'anno, per tenere un po' vivi i contatti che si vanno pian pianino creando. E lì magari a un certo punto inserirebbe una fiera, ma quando magari conoscete già il mercato. Qual è, in che percentuale
inizia da parte nostra, potete immaginare, lo so, c'è quante nostre? Ok, che percentuale adesso scritto decidiamo di portare avanti, cioè vi consigliamo di che forse non è il momento giusto o non è il mercato adatto. Ovviamente, tra le tante richieste che riceviamo, a volte ci troviamo a dover consigliare di aspettare magari un attimo o di valutare meglio. Onestamente vale molto il packaging, il rapporto qualità-prezzo, meno male conoscendo il mercato. Ovviamente è uno dei fattori fondamentali e anche la capacità di presentarsi onestamente anche tramite il sito web è un fattore molto fondamentale. Direi principalmente questi fattori. Poi la motivazione personale, ovvio. Anche che si affaccia all'estero per la prima volta, forse... Scusate, inserisco, dovete girare il computer perché quando parla Davide non riusciamo a sentire. Ah, ok. Man mano, scusate. Perfetto, adesso? Ok, quindi dicevo, per i piccoli produttori che si affacciano all'estero per la prima volta, forse conviene fare un passaggio intermedio, magari provare prima in Europa, affilare un po' le armi e poi affacciarsi in Giappone, visto e considerato che, come dicevo prima, gli importatori qua, il mercato in generale, insomma, siamo abbastanza nervosi, no? Qua come paese. Quindi, esatto, siamo un po' tesi, quindi siamo molto attenti al dettaglio. Molto amanti del prodotto italiano, però molto attenti al dettaglio. Sì, assolutamente, assolutamente. E poi, come dicevamo, ci vuole tanta pazienza, quindi armatevi di quella sin dall'inizio. Direi che abbiamo fatto aspettare alcune persone per domande anche interessanti che ci sono. Vedo, allora, Andrea Finco aveva già fatto una domanda sullo zafferano. Un'altra domanda interessante su cui il mio potere di risposta va fino a un certo punto. Quanto il mercato giapponese sta recependo il settore dei prodotti nutraceutici a cavallo tra food e farmaceutico? Sono quei prodotti, allora beh, certamente qua si è parlato per molto tempo del famoso Foshu, cioè degli health food, e c'è tutta una sezione di come dire, prodotti anche nei convenience store, no? La classica, poco dopo che si entra, c'è insomma la... quel pop-up, sì. E qui ha molti prodotti, e poi ci sono alcune catene, mi viene da dire il Lawson Natural, che ha sicuramente dei prodotti di quel tipo. Sì, ma direi che è molto ricettivo, soprattutto in questo momento, appunto, in virtù del Covid. Il problema è un altro, il problema è che molti di questi prodotti sono catalogati come farmaceutici, appunto, e quindi ci sono altre barriere all'importazione, diventa un pochino più complesso. Però a livello così di sviluppo nell'immediato, direi che è molto buono. Tutto quello che è appunto salutistico è recepito in maniera molto positiva. Giunia, questa è una domanda per te. Come importatore vi siete mai, come dire, importatori, come dire, di prodotti classici? Avete mai provato a, come dire, guardare un po' di più su questa categoria a metà strada, diciamo, tra il food e il farmaceutico? Cioè il prodotto, come dire, non solo nutriente, ma con anche... come dire, tipo supplement o... Non necessariamente supplement, ma come dire, qualcosa che faccia, come dire, lo snack, per esempio, con certe proprietà. La bevanda, come dire, mi viene il caso, come dire, del Coca-Cola Plus, che ha certamente alcuni, come dire, supplementi all'interno della Coca-Cola. Certamente mi viene da dire, però questo chiedo un attimo a te, come dire, il brand Italia, perché fino adesso il Made in Italy come brand, abbiamo visto, ci sono stati alcuni tentativi di inserire, per esempio, bevande energetiche o comunque bevande supplement anche dall'Italia, ma ecco, la mia impressione è che comunque serva un bello sforzo per coniugare le due immagini, perché almeno in Giappone
il concetto di, diciamo, tecnologia alimentare improntata al farmaceutico e invece, diciamo, il bel mangiare non sono necessariamente collegati. Ma cosa dici tu? No, come azienda dove lavoro io, direi non abbiamo mai, non abbiamo pensato di inserire questo tipo di prodotto. Come dicevi, il nostro business base è prodotti italiani molto classici, no? Quindi piatti per fare piatti classici italiani, quindi secondo me questo settore è una cosa nuova, quindi e poi canale dove noi vendiamo è maggior parte sono ristoranti, quindi per loro non usano. Ma secondo me non usa tanto, quindi sul ristorante chiaramente, chiaramente questa è proprio una come dire, una considerazione che faccio io di carattere generale. Tutto ciò che va nella GDO, ma un po' lo diceva anche Giunia prima, ha bisogno comunque di una marcia in più, sia dal punto di vista del packaging, dal punto di vista della, diciamo, della logistica, dal punto di vista della vicinanza, del controllo del brand, da tanti punti di vista. Quindi certamente mi viene da dire, anche senza, come dire, poter esaminare a fondo questo settore, che è interessante, in crescita come in tutte le altre parti del mondo, ma richiede, rispetto all'importato italiano classico, certamente un investimento maggiore, quando anche poi ci siano dei problemi di, come dire, regolamentari. Altra domanda molto al volo, Carlo Attisano chiede se il monodose di olio può essere un trend, è un trend in Giappone. La domanda a me? Sì. Non proprio in boom, ma secondo me c'è la possibilità di sviluppare questo tipo di prodotto. Ok, perché ci viene detto che comunque in altre parti del mondo questo è un... Sì. Allora, ultima della carrellata, farina e invece snack, quindi panificazione. C'è spazio? Quanto c'è spazio? Allora, Giunia, se tu hai veramente una parola al volo... No, glicine comunque noi trattiamo già, poi una parte della compagnia alla tavola, quindi per la cucina italiana è un prodotto fondamentale, e poi magari se il prodotto artigianale o particolare sarebbe più facile da presentare. Aggiungo una semplice cosa riguardo il monodose. Il monodose assolutamente sì, monodose e snack assolutamente sì, considerato appunto che i single sono tanti e che c'è anche il bisogno di così velocizzare un po' il pasto e di portarlo un po' ovunque si vada. Snack assolutamente sì, gli snack vanno tantissimo qui in Giappone, manca un po' lo snack italiano, e quindi abbinare appunto la convenienza, la praticità dello snack all'artigianalità e al valore aggiunto che l'Italia ha, che è quella, è l'altra sfera, cioè quella della nicchia del prodotto di qualità, ma direi proprio di sì. Secondo me questo è un binomio assolutamente... E poi aggiungo una cosa sull'olio. Noi come Camera da ormai 8 anni promuoviamo un concorso, in realtà un concorso internazionale di olio d'oliva, si chiama Japan Olive Oil Prize. Tra l'altro stiamo facendo le degustazioni in questo momento in remoto in 5 paesi diversi, e è un concorso che adesso vede circa 370 oli partecipanti da circa 15-16 paesi, ed è un concorso boutique di altissima qualità. Detto questo, visto che abbiamo appunto competenze, direi ormai abbiamo sviluppato determinate competenze in questo campo, noi dedicheremo nelle prossime settimane, se non mesi, una puntata dedicata all'olio, perché ci sembra opportuno. Quindi avremo modo di parlarne in maniera un pochino più specifica. Certo, grazie. Allora,
Farina come proprio farine, quindi non derivato. Ultima domanda, mi sembra, dal pubblico. Per quello che vedo io di farina, come dire, c'è stata diversa diffusione. Adesso certo. C'è un soprattutto sul settore Horeca, c'è sicuramente certo. Un da un po' di anni. Voglio parlare delle pizzerie. Il numero di pizzerie che stanno sbocciando veramente come fiori in primavera, e tra l'altro pizzerie di alta qualità. Credetemi che la pizza in Giappone è ottima. Il nostro amico Antonio Fucito, che non so se segua oggi, ma certamente non li vedrà. Noi abbiamo in progetto, tra l'altro, di focalizzarci anche di più d'ora in poi sulla pizza, ma come dire, a livello di ristoranti quasi tutti adesso cominciano a offrire pizze di buon livello, e poi c'è proprio una scuola di pizzeria. La farina, ecco, dal punto di vista Horeca sicuramente c'è, non significa che non ci sia competizione, perché chiaramente la farina è un prodotto chiaramente più difficilmente differenziabile da un non professionista. Direi che sulle domande dal pubblico siamo fondamentalmente qui. Vediamo se è arrivata qualcun'altra. Eccellenze, birre artigianali, liquori, vintage soft drink, caffè, torrefazione. Questa è una mega domanda. È una mega domanda, diciamo. È un po' difficile. Noi ci eravamo promessi di parlare di birre e liquori nella volta scorsa. Non abbiamo fatto in tempo, ma si potrà fare. Certamente sulla birra c'è spazio. Sulla birra c'è spazio. È interessante, vabbè, birra artigianale, chiaramente questo, come dire, è necessario del marketing, perché la birra artigianale naturalmente, come dire, c'è la birra artigianale giapponese, c'è la birra artigianale chiaramente di paesi che hanno una nomea, quantomeno in Giappone, sulla birra più alta della nostra, quindi non basta dire birra artigianale, però certamente c'è stata un'evoluzione, senza starne a parlare troppo, del gusto della birra. Una volta tutta più o meno uguale, diciamo, con quattro concorrenti che vendevano quasi la stessa cosa, sempre di più invece il gusto si è sofisticato, e quindi certamente grande spazio a tutto ciò che è artigianale. Il liquore, qua mi puoi correggere tu, ma mi viene da dire che certamente è ancora No, ecco, qua non c'è la cultura della mazza caffè, appunto, del drink dopo il pasto, e neanche quella dell'aperitivo, in realtà, come in Italia, qua non è ancora diffusa. Speriamo si arrivi ad un giorno a includere anche qua nello stile di vita. Quindi, diciamo, per i liquori è un attimo più complesso, e anche qua servono eventi promozionali. Tanto marketing, educazione, sì, bisogna partire dall'educazione del consumatore. Citata tante volte questa parola educazione anche da Giunia, prima l'ha detta almeno tre volte, ma l'educazione, ma sicuramente noi, Davide, come organizzazione, affrontandola attraverso Noi nell'arco dell'anno, a parte questo momento di pausa dovuto al Covid, organizziamo circa 150 eventi, e devo dire che l'educazione, la formazione è una parte molto importante di ogni evento. Ce lo siamo proprio preposti come obiettivo, quello di educare il consumatore sull'utilizzo del prodotto, sul prodotto, quindi sulla provenienza, e anche sul territorio dove viene prodotto il prodotto. Quindi sì, educazione, ma credo che sia alla base per il rapporto tra due paesi così diversi come l'Italia e il Giappone. Se non c'è educazione e conoscenza, risulta molto difficile sottomettere, presentare prodotti, stili di vita. Però dall'altro canto c'è da dire che il giapponese è molto interessato sicuramente all'Italia, ma anche a tutto quello che è educazione. Al giapponese piace studiare, piace conoscere nuove culture, nuove metodologie, quindi è un terreno fertile. Giunia, dal tuo punto di vista, come il produttore italiano ideale può aiutarvi di più nella promozione del prodotto? Secondo me funziona molto bene nel seminario con i produttori, magari anche se tramite web, no?
Okay. Seminario è molto importante per educare come si usa, come si mangia i prodotti. E poi, come Davide diceva, i consumatori, anche i cuochi sono anche baia, sono molto curiosi, quindi educazione è molto importante. Anche secondo me quell'evento organizzate, no? Aperitivo, no? Sì. È molto interessante e anche importante per far conoscere la cultura di aperitivo. Sicuramente. Sì, noi ormai sono 10 anni che mensilmente organizziamo un aperitivo in una location diversa, quindi quello può essere sicuramente un momento per prodotti minori per essere presentati, giusto anche per fare un test market, e presentati appunto in un contesto che è italiano e che parla di lifestyle così come lo viviamo noi nel nostro paese. Io direi che un'ora è passata, che non vorrei protrarre oltre, stancare oltre. Un saluto veloce anche a Lara Tricerri, Antonella Piva, che fanno parte della Camera di Commercio e che lavorano con noi dall'Italia. Antonella in Veneto e Lara invece in Lombardia. Quindi è possibile parlare anche con loro per parlare con noi, oppure direttamente con noi. E io qui rimanderei a Eleonora, che è appunto, dicevo, la finestra e la porta d'ingresso. Eleonora è pronta a rispondere a qualsiasi domanda e valutare insieme qualsiasi proposta voi abbiate. Vi dico soltanto che Eleonora, quando è entrata in camera, era mora, adesso è bionda, non perché si è fatta una tinta, ma perché è una guerriera instancabile e ha perso solo un po' di colore. Bene, no, come diceva Davide, per qualsiasi domanda, dubbio, qualsiasi cosa mi potete scrivere. Il mio indirizzo è e.flisi@itcj.co.jp. Comunque domani vi manderemo tutti una mail di ringraziamento, ovviamente per la partecipazione, e magari anche un piccolo survey, se ci date qualche commento, sarebbe sempre utile per migliorare. Salutiamo quindi di nuovo, riceverete i contatti di tutti noi, quindi anche di Lara, di Antonella, non di Giunia, perché appunto ha chiesto di rimanere quantomeno professionalmente anonimo, ma vi assicuro che l'azienda in cui lavora è un'azienda di gran peso. Qualunque ulteriore domanda a cui non avessimo risposto, che comunque fosse sorta, scriveteci, risponderemo assolutamente senza problemi. Si chiude qui la seconda puntata di Giovedì in Camera. Vi ringraziamo per aver resistito nonostante i problemi di audio. Esatto. Ciao a tutti.